Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi siamo su R Factor 2, siamo sul circuito di Blackwood, una conversione da Life for Speed in DX11. Sì, perché l'argomento di quest'oggi su R Factor 2 sono proprio le DX11 che creano la rivoluzione di questo R Factor 2, che aveva trovato un po' di ritardo rispetto alla concorrenza. E quest'oggi in questa formula quello che vi voglio far apprezzare, a parte il dettaglio grafico in DX11, è la particolarità, non so se vedete come diventa, come si riesce a, vediamo se riusciamo a vederlo da qua, guardate il dettaglio fin dove arriva quando accelero, si vede la benzina che esce, si vede quel trubolio che c'è che non si vede. Quindi io, mi conviene accelerare perché se no la macchina si scalda. Quindi Blackwood in DX11, già il dettaglio grafico rispetto a quello che ci offre R Factor 2 è sicuramente di livello superiore, è molto apprezzabile in termini visivi. Anche l'auto non è male, devo dire la verità, l'audio pure, ma R Factor 2 in questo senso qua non ha mai deluso. E quello che ci interessa sapere qui è sicuramente la fisica. Adesso io quest'auto l'ho lasciata con il force feedback, la forza del force feedback standard, è un pelino leggerino, ma si può tranquillamente aumentarne la durezza, i newton metro misurati per il volante. Quindi non considero il force feedback nell'analisi di questo video, ma bensì apprezzarne la qualità grafica e quello che sono riuscito a fare, sapendo che questa è una conversione e quella che sto guidando è una mod, quindi che non è un contenuto ufficiale, ma ragazzi, due mod fanno la loro porca figura, il dettaglio del tracciato è fatto molto bene, mancano alcuni riflessi sulla pista sicuramente, ma si riescono ad apprezzare comunque le tracce della gomma, quando si passa davanti a delle scritte c'è un buon riflesso, anche se a volte un pelino troppo. E guidarla è una figata sta macchina qua, con l'alo addirittura si può scegliere, intanto io vado su per prati, anche si può scegliere se il muso stretto, largo, si può andare a fare un sacco di selezioni su questo tipo di mod. Eccolo qua l'alo. E onestamente ragazzi, non dispiace guidare R Factor 2, soprattutto per la gestione delle gomme, lo sapete, in termini di fisica è uno dei migliori, anche se non ho visto i pezzettini di gomma staccarsi come ci si aspetta, ma penso che questo sia una peculiarità di alcuni tracciati e credo sia nei contenuti rilasciati direttamente da Studio 397. Mentre mi concentro in questa pista a cercare di fare una tornata tranquilla e a sfruttare le capacità di questo, di questa power unit, perché si chiamano così in formula, devo dire che è veramente gradevole da guidare. Per quanto riguarda il frame rate, perché è importante anche tener conto di quelle che qualitativamente e tecnicamente, devo dire che malgrado io stia registrando e che la qualità è messa praticamente saltata al massimo, non ci sono cali di frame che vengono ad influenzare la fluidità del gioco. Quindi ragazzi, nulla da dire in questo senso qua. Comunque a me impressiona ragazzi il comportamento dell'auto, che viene a modificarsi in base comunque alla struttura fisica dell'auto e quello che subiscono soprattutto le gomme. Si vanno riscaldando e piano piano anche si consumano, e quindi di conseguenza quello che è il comportamento dell'auto in sé cambia, e che è qualcosa che va apprezzato soprattutto per chi ricerca comunque la simulazione. Beh, è una bomba sta macchina ragazzi. Comunque con questo titolo qua la familiarità si trova subito con il mezzo e il comportamento dell'auto. Ovviamente io mi vado a stampare quando dico questa cosa qua, sono credibilissimo, però
È veramente un qualcosa di, diciamo, particolare che viene a contraddistinguere R-Factor 2 a senso mio, cioè quello che penso io, il fatto che comunque si scende in pista, si fanno due o tre giri e si ha questa sensazione di sapere come bisogna guidare. Un po' come, avevo già detto, con Assetto Corsa, questo senso di familiarità che si ha praticamente subito quando si scende in pista, soprattutto se avete un pelino di esperienza sulla guida sportiva, si riesce a capire che comunque i programmatori sono andati a cercare comunque lontano il dettaglio di quello che è il comportamento dell'auto. Sapendo che questa comunque è una mod, ragazzi, credo che il lavoro sia stato effettuato molto bene. Se volete sapere dove trovare questa mod, queste due mod, Blackwood e questa formula, basta andare sullo Steamwork di Steam. Fare R-Factor 2 e poi andate a selezionare e a sottoscrivere questa mod qua che poi sarà installata automaticamente dal programma di lancio di R-Factor 2. Ragazzi, spero di avervi fatto piacere facendo questa piccola prova con questa formula su Blackwood per testare un attimino le DX11 con delle mod, quindi comunque a mettere a dura prova con il titolo appunto R-Factor 2. Se è così, ragazzi, pollice in su, lasciate un commento, non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito, attivate la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, ciao!